Un saluto ai nostri telespettatori, una nuova puntata di Palazzo Nervegna, questa volta dedicata alle donne. 25 novembre, ieri, è stata celebrata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Approfondiremo questo tema, ma senza dimenticare che è in corso ovviamente un'emergenza sanitaria che ha anche risvolti di natura economica. Di questo si è occupato il nostro direttore Walter Baldacconi in un'intervista con il direttore di Confindustria Brindisi, Angelo Guarini. Diamo subito la linea al direttore Walter Baldacconi. Buonasera, direttore. Grazie per la linea e dunque questa sera mi piace entrare nel merito delle vicende economiche che sono legate alla pandemia che viviamo a livello globale, ma anche qui in periferia. Ed è per questo che ho invitato all'intervista del giovedì, che fa parte integrante di Palazzo Nervegna, il direttore generale di Confindustria Brindisi, Angelo Guarini, che vado a salutare. Direttore, buonasera. E Buonasera, buonasera. allora io inizierei proprio dalla cronaca. Ieri si è tenuta la seconda riunione del Comitato di indirizzo della zona economica speciale interregionale Adriatica. Al comitato hanno partecipato, oltre al presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi, tutti gli attori del territorio. Io entro come mio consueto a gamba tesa con il nostro direttore generale, che è un altro che parla senza peli sulla lingua, notoriamente. Ma questa autorità portuale che guarda solo all'Adriatico, non ha castrato invece un po' quelle che sono le prerogative della grande portualità brindisina, che avrebbe per esempio in connubio con il porto di Taranto avere avuto invece uno sviluppo alternativo e più forte? Lei come la pensa, direttore? Ma purtroppo, disse quello, con i se e con i ma sono lastricate le vie Anche se dell'inferno. queste cose c'era qualcuno che le diceva prima, eh? Quindi, purtroppo, o per fortuna, le cose sono andate in modo diverso. Adesso, recriminare, che valga poco, è stata una scelta a suo tempo. Fatta con il senno di poi si può dire che è stata una scelta sbagliata. Proprio poco fa stavo parlando, è uno dei due autori dell'articolo che oggi appare sul Sole 24 Ore sull'Ilva. Anche lì, con il senno di poi è stato un errore probabilmente cedere da parte del governo di allora, Certo. l'Ilva all'ArcelorMittal piuttosto che all'altra cordata guidata dall'indiana Jindal. Però Federacciai. tant'è. Com'è? Era vicino a Federacciai l'altra cordata. Infatti, credo che Federacciai avesse tutte le competenze per dare un consiglio, un suggerimento o esprimere una propria valutazione. Non è stata tenuto conto. Sono convinto che magari con questa oggi le cose sarebbero molto, ma molto diversamente. Però, ripeto, Andiamo a. non penso che sia, non è per diplomazia, ma penso che serva poco infilarsi in questo ragionamento. Certo, ma la Purtroppo, mia, la mia ecco, era recriminazione. un'introduzione, direttore, al fatto che poi, insomma, il porto di Brindisi aspetta quel rilancio da decenni. Allora, ecco, sulla portualità oggi, andiamo all'oggi. Cosa ci può dire di più? Confindustria come guarda alla portualità brindisina? Guarda con molta attenzione perché non è uno slogan, ma è nei fatti. Il porto è, come devo dire, un'infrastruttura molto molto importante per poter parlare di sviluppo anche in prospettive future. E ahimè, è da tempo che segna il passo, perché finora, bene o male, la sopravvivenza è stata assicurata dal lavoro per conto dell'Enel, lo scarico del carbone ha occupato aziende e lavoratori, e
e finché la centrale di Gerano lavorava su quattro gruppi a 360 giorni come una tavoletta e si scaricavano, se ricordo bene, 12 milioni di tonnellate all'anno di carbone, alla fine si viveva così bene alla giornata, ma è sempre l'errore strategico del monoprodotto e della monocommittenza, per cui poi quando poi il monoprodotto e la monocommittenza comincia a diminuire, poi è chiaro che se da una parte ci sta, per fare così un paragone, un raffreddore, dall'altra c'è una broncopolmonite. Ecco, quindi direttore, un altro argomento di grande attualità, perché poi parleremo delle problematiche più stringenti che insomma stringono l'economia brindisina, è data dal polo aeronautico che a Brindisi ha da sempre delle eccellenze, ma che vive la crisi che a livello globale è evidenziata dagli aerei a terra delle compagnie, perché si vola di meno e tutto il resto, anche se rimane preminente il settore militare, dove invece sappiamo le conferme e le consegne di nuovi elicotteri, ma anche di nuova componentistica, vanno bene. Ecco, in questo particolare settore qual è la situazione a Brindisi? Beh, la situazione, diciamo, anche qui, se dovessi fare un paragone, equivale a quello che sta passeggiando in mezzo alla strada e poi gli cade un mattone che si stacca da un palazzo, no? Fuori dalla metafora. Noi ci fidavamo ovviamente di studi di mercato per quanto riguarda il settore preminente, che è quello dell'aviazione civile, studi di mercato che periodicamente fanno sia la Boeing da un lato che l'Airbus dall'altro, i due principali produttori mondiali. Al di là di sfumature, tutte queste ricerche di mercato ne fanno periodicamente come minimo una all'anno e avevano, diciamo, un trend piuttosto simile, cioè sono degli studi di mercato che si proiettano a distanze ultra decennali, e tu vedevi che la previsione era di una crescita costante di un 5-6% all'anno per i prossimi 10 anni. Quindi, al di là di problemi che magari potevano esserci nel territorio per quanto riguarda piccole e medie imprese che magari diciamo soffrivano eventualmente di calo di commesse dai loro principali committenti locali, però uno stava tranquillo che si inseriva in un mercato comunque inesorabilmente, in senso positivo, in crescita. Ovviamente quello che è successo come effetto della pandemia, l'ha detto lei, compagnie che praticamente stanno a terra con gli aerei, diminuzione dei voli drastica, per non dire quasi cessazione, e quindi tutto questo ha portato a un calo notevolissimo, perché non si fanno aerei, ovviamente tipo Avio non si vendono con gli aerei, anche i motori degli aerei, e naturalmente con gli aerei che non volano non ci sono neppure le manutenzioni né degli aerei né dei motori, quindi il discorso ha avuto un effetto dirompente molto negativo, per fortuna in parte compensato dal discorso militare, che ovviamente continua a essere costante nelle sue dinamiche. Purtroppo qui è difficile fare previsioni, perché se non finisce tutta questa situazione di pandemia con i relativi effetti, ahimè, un settore su cui noi puntavamo anche come possibili sviluppi e si stava lavorando anche per costruire alcune filiere innovative, anche in campi diversi, tipo appunto filiere per la manutenzione dei motori degli aerei, ahimè è un discorso che siamo costretti, certo, a tenere da parte, segna, ecco, in questo momento il passo. Ecco, direttore, parliamo del rapporto di Confindustria con il mondo del lavoro. Francesco Solazzo, detto Gianfranco, è stato eletto segretario generale CISL Taranto Brindisi, lì l'hanno fatto l'accordo territoriale più intelligente, dal Consiglio Generale Territoriale riunito in videoconferenza. Ecco, mondo del lavoro, rapporto tra sindacato e industria e imprese, qual è la situazione a Brindisi?
Tradizionalmente il rapporto come relazione industriale fra noi e le organizzazioni sindacali è stato sempre piuttosto buono, improntato a, come dire, un ruolo costruttivo fra le parti piuttosto che distruttivo. Poi è chiaro che non è una situazione lineare, perché ad esempio anche questa vicenda della pandemia impedisce incontri più in diretta come eravamo abituati a fare, e quindi si segna il passo in un concetto di maggiore interazione e interrelazione. Quindi adesso abbiamo già scritto una lettera al nuovo segretario della CISL con il piacere di o direttamente o in videoconferenza di incontrarci e di vedere anche qui di riprendere un po' di dinamiche di cooperazione fra le forze sociali, che sono in questo momento quanto mai più opportune e necessarie. Il momento è difficile, è inutile negarlo. Certe volte, scherzando, dico stiamo in una situazione di navigazione a vista, perché se dovessimo dirci tra un mese qual è la situazione intorno, credo che nessuno di noi sarebbe in grado di fare una previsione, né in meglio né in peggio. Quindi, ed è brutto questo tipo di situazione, è brutta anche per l'economia. E bisognerebbe avere una forza propulsiva, una capacità, come devo dire, di reazione che ahimè non sempre abbiamo, soprattutto parlo del nostro territorio. Io a volte, scherzando ma non troppo, dico che quando ci si incontra, non parlo con i sindacati, in generale con tutti gli stakeholders del territorio, ma quando si affrontano tematiche di sviluppo, molto spesso assisto dal mio osservatorio a sviluppo parlato piuttosto che sviluppo fatto, agito, voce del verbo agire. Senta, potrei recuperare una vecchia frase di Benvenuto, il vecchio segretario della UIL, che diceva: è meglio rimboccarsi le maniche che stringere la cinghia. Ecco, tra l'altro condividiamo, direttore, ma parliamoci chiaro e tondo. Questo rapporto col governo che dice vi stiamo dando i soldi, ristori eccetera, sappiamo che molti lavoratori delle vostre aziende e non solo naturalmente ricevono la cassa integrazione con mesi di ritardo. Le banche, per esempio, gliene dico una, no? I famosi 20-25 mila euro dove lo Stato garantiva, ma senza mettere una clausola, cioè liberando i direttori delle agenzie e delle banche dalle clausole di codice penale che impediscono loro di dare i soldi a tutti, perché c'è l'incauto affidamento di un fido che naturalmente è un reato. E allora voi come la vedete questa situazione, direttore? Purtroppo ci sono dei vizi a monte. Ad esempio, io ho cercato nel mio piccolo, come Confindustria Brindisi, ovviamente siamo l'asso lombarda per dire, ma coinvolgendo anche alcuni colleghi del nord, quando si cominciava a parlare di ruolo delle banche in riferimento alle piccole e medie imprese, io ho fatto notare che bisognava sospendere assolutamente i famosi accordi di Basilea 1, Basilea 2 e Basilea 3, che significa, lo dico per l'ascoltatore che magari pensa, certo, che sono impazzito a citare città svizzere così a casaccio, sono accordi che praticamente prevedono che le banche possono affidare fidi o comunque dare soldini alle piccole e medie imprese se queste poi hanno come bilancio un cosiddetto rating di affidabilità. Certo. La qualcosa è bella e corretta a dirsi, ma poi in pratica si traduce in questo paragone: io do le medicine a chi sta bene e a chi sta male non gliele posso dare. Certo. E così ci capiamo bene. Insomma, per intenderci meglio, questo sistema dà i soldi a chi già ce li ha e non prevede nulla per chi è rimasto con il sedere per terra. Esatto, e non me la prendo con il direttore di banca, perché lui, certo, ovviamente deve fare il suo mestiere,
me la prendo con chi non gli toglie certi vincoli che possono essere di tipo civilistico o addirittura di tipo penale. E quindi, come sempre, sono riforme fatte a metà, che a me non piacciono, perché in certe cose bisogna essere netti e precisi. È la stessa storia della riforma della provincia, no? Delle province, che io certo. definisco la provincia che non c'è, ma c'è. Quindi, direttore, ora sinceramente la faccio... non sono per niente convinto di riforme del genere, come quella che poi non passò, a mio avviso, per fortuna, del Senato, perché anche lì era il concetto del Senato che non c'è, ma c'è. Ma c'è. Direttore, ora la faccio sorridere, perché se c'è invece una intelligente azione del governo che si è tradotta in atti concreti, riguarda l'edilizia, perché il bonus del 110% è un'occasione. Io personalmente la sto propagandando, perché sì, per sì. i condomini, per le case unifamiliari, per le villette, può significare mettersi in regola da un punto di vista anche delle strutture idonee alla protezione della casa e a migliorare l'efficienza del riscaldamento, per esempio, e della climatizzazione, e dando un impulso alla economia che c'è dietro il mondo dell'edilizia. Non c'è bisogno di andare a scomodare i grandi economisti per capire che se l'edilizia si rimette in moto, si rimette in moto tutto. E allora qui a Brindisi come siete organizzati per il 110%, per il bonus? Ma sono d'accordissimo che è una misura molto molto importante e con delle potenzialità enormi. Noi abbiamo, come devo dire, pubblicizzato al nostro interno per gli associati queste disposizioni. Ecco, forse su questo credo che a livello generale bisognerebbe fare maggiore informativa, maggiore diffusione delle informazioni. Purtroppo vediamo telegiornali che sono diventati di fatto dei bollettini da coronavirus. La qualcosa sinceramente a me comincia a dare proprio fastidio, perché se io ascolto un telegiornale va benissimo che mi si dà le notizie sul coronavirus, ma non si può cincischiare mezz'ora di telegiornale, colleghiamoci con Milano, con Parigi, con Bruxelles, con Bergamo, con Lecce, con Catanzaro, tutti i telegiornali, come se non ci fossero problemi sociali, economici. E anche di cronaca, perché no, da comunicare, no? E E anche gli allora, special post telegiornale, 9 su 10 si parla di coronavirus, è diventata quasi un'ossessione. Il problema c'è, però cerchiamo di reagire affrontando altri problemi. Ad esempio, questo discorso del 110%, se tutti lo sapessero per bene, sicuramente ci sarebbero più occasioni di lavoro. E l'edilizia si riprenderebbe molto di più. bene, tra l'altro, poi ne parleremo magari subito. Noi proprio come televisione abbiamo lanciato un'iniziativa, ha aderito già all'ANCE di Taranto, proprio per informare al meglio i telespettatori e i cittadini sul fatto che se vengono accompagnati da strutture idonee e quindi con il bollo di certificazione, parliamoci così, dell'ANCE, di Confindustria, possono non mettere neanche una lira, un euro, e ritrovarsi un nuovo sistema di prevenzione, per esempio da una parte di quelle che sono le infiltrazioni, il famoso cappotto, no, che viene fatto dalle aziende del settore per isolare termicamente, oppure passare dalle caldaie a gas a quelle fotovoltaiche. Allora, vedete, gli infissi, perché poi è connesso il discorso, quindi c'è un mondo che magari con una trasmissione ad hoc, direttore, affronteremo in maniera intelligente, più esaustiva. Il tempo a mia disposizione è terminato. Direttore, riprendiamo quel rapporto che c'è stato sempre con la sua organizzazione per
per meglio informare i nostri telespettatori sulle dinamiche del mondo dell'economia brindisina. La ringrazio per l'attenzione e le auguro una buona giornata. Prego, buona giornata a lei e a tutti gli ascoltatori. Bene, cari amici telespettatori, dunque avete visto quanta carne a cuocere, quanti argomenti, l'economia che subisce i colpi della pandemia, ma che anche qui ha bisogno di senso di responsabilità, di comunanza di interni e di coesione. Per ora è tutto e la linea torna ad Anna Saponaro. E dopo questo approfondimento di natura economica che riguarda le conseguenze della pandemia, approfondimento curato dal direttore Walter Baldacconi insieme al direttore di Confindustria Brindisi Angelo Guarini, ci occupiamo di un altro argomento che ci sta particolarmente a cuore dal momento che siamo nel giorno dopo la giornata dedicata alla violenza contro le donne il 25 novembre. Una piaga sociale, un problema di natura culturale che vogliamo approfondire cercando di trattarlo a 360 gradi con gli ospiti che abbiamo in studio e collegati invece dalle rispettive case o dai propri uffici. Partiamo subito con la dottoressa Rita Sverdigliozzi, capo della squadra mobile di Brindisi, che potrà raccontarci tanto su storie di questo tipo, storie di donne che sono state maltrattate, storie di donne che hanno subito violenza a vario livello e su qual è il ruolo della Polizia di Stato, le campagne di sensibilizzazione, quali sono le finalità di queste iniziative. Invece poi abbiamo collegate da remoto l'assessore Cinzia Caroli, pari opportunità del Comune di Fasano. Buonasera assessore anche a lei. E Anna Buonasera. Francioso, psicologa del Centro Antiviolenza che riguarda l'ambito di Fasano, Ostuni e Cisternino. Allora, buonasera. Dottoressa Sverdigliozzi, intanto buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Un periodo particolarmente difficile per voi, proprio a proposito di Covid, come abbiamo ascoltato anche nell'intervista del direttore Walter Baldacconi, siete molto impegnati sul territorio a garantire la sicurezza dei cittadini e degli esercenti, soprattutto alla luce di quello che è accaduto, ma l'argomento di questa sera è un altro. Partiamo dai numeri, partiamo dalla campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato, da dove vogliamo buonasera partire? Buonasera a voi innanzitutto e grazie per l'invito. Partiamo dai numeri. La provincia di Brindisi non fa eccezione per quanto riguarda i dati che rispetto al trend nazionale. Consideriamo che stiamo ancora a novembre, purtroppo manca ancora un mese alla fine dell'anno, quindi sono dati parziali. Comunque c'è una leggera flessione rispetto all'anno scorso. In particolare parliamo di denunce per maltrattamenti, ne abbiamo registrate come Polizia di Stato, 51, certo. 7 per violenza sessuale e 34 stalking, atti persecutori, comprese anche quelle che avvengono a mezzo informatico. Ovviamente parliamo del territorio brindisino. Brindisi e provincia, esatto, certo. Polizia di Stato. La Polizia di Stato è in prima linea su questo argomento. Tant'è che annualmente si ripresenta chiaramente su tutto il territorio nazionale con la campagna Questo non è amore. Il camper che vedete generalmente. Il camper che oramai conosciamo tutti perché è diventato un amico in questo periodo. Bene, e questo è il messaggio che la Polizia di Stato voleva sicuramente far arrivare. Cioè avvicinare la polizia alla gente, perché capisco che per una donna vittima di violenza, in particolare parliamo di violenza domestica, non è facile andare in ufficio di polizia, come diremo magari più avanti, vedremo quando è che la donna riesce ad approcciarsi. Quindi lo scopo di questo camper è di informare chiunque voglia essere informato, non soltanto vittime di violenza, ma anche persone vicino a queste persone, ma anche il cittadino qualunque. Quando si sale su questo camper si troverà operatori specializzati, solitamente sono persone che fanno parte di sezioni specializzate dell'anticrimine e della squadra mobile, quindi persone che masticano questo tipo di violenze e di reati. L'importante è sapere ascoltare,
E in questo caso il camper dà tutte le informazioni essenziali per poter arrivare poi a un'eventuale denuncia, oppure per capire quando è violenza, quali sono i campanelli di allarme. Lo scopo è cercare di generare sicurezza nella gente e di capire una cosa, che questo è un fenomeno, dirò una cosa forse adesso che potrà far sobbalzare, però si può prevenire. È difficile, però la prevenzione c'è. Bisogna riconoscere i campanelli di allarme. Prevenire è una cosa difficilissima, sa perché? Perché solitamente queste violenze arrivano non da fuori, non da chi ti bussa alla porta, ma da dentro casa, chi ha la chiave di casa. Quindi gente che dovrebbe essere, anzi è insospettabile. Esatto. Facciamo intervenire anche le nostre ospiti, poi cercheremo di capire meglio che tipo di servizi offrite, soprattutto ovviamente le donne hanno difficoltà a denunciare. Ad avendo di fronte, dovendosi confrontare con un'altra donna, forse possono sentirsi un po' più serene, ma questo sarà lei ovviamente, certo, dottoressa, a dircelo. Assessore Caroli, il Comune di Fasano è molto impegnato su questo fronte, quello delle pari opportunità, quello della tutela delle donne, ha cercato anche di creare delle opportunità per fare in modo che queste donne abbiano delle alternative anche dopo la denuncia, perché che cosa succede? Un dramma nel dramma, una donna che denuncia, che dichiara di essere vittima di violenza, poi ovviamente crea un distacco con la persona che in qualche maniera le provoca questa violenza. Molto spesso si tratta di donne sole che hanno anche delle difficoltà economiche, che non sono autonome perché non hanno reddito e quindi hanno paura anche per questo. La scommessa è anche dare un'opportunità di una seconda vita, creare le condizioni per fare in modo che la vita di queste donne prosegua anche dopo la denuncia, e in questo caso vengono in ballo le istituzioni. Poi ci sono i centri antiviolenza che invece devono seguire le donne in questo percorso, che certamente in salita è un percorso molto difficile. Prego, assessore. Personalmente, per la sensibilità che ha mostrato e mostra su queste tematiche. Questo è molto importante, perché uno dei fattori di protezione è proprio la rete che si può creare tra le istituzioni, la stampa, la polizia, i CAV, i professionisti, i pronto soccorsi, le forze dell'ordine. Ora, ben vengano intanto trasmissioni come questa, perché davvero poi alla fine così riusciamo davvero a entrare dentro le case e comunicare le modalità, anche se ricevete il numero, noi abbiamo, lo spiegherà bene la dottoressa Francioso, registriamo tante telefonate, non è detto che una debba andare all'ultimo stadio, noi ci lavoriamo sempre che ci chiamino prima, ecco. Ma per rispondere alla sua domanda, certo, il problema è proprio questo. Diceva la dottoressa prima di me, si registra un'inflessione delle denunce. Attenzione, delle denunce. E quindi questo non significa che non ci sia più il fenomeno delle denunce, cioè di chi arriva a denunciare, ma come giustamente si diceva, molto spesso si ha difficoltà a fare denuncia. Una difficoltà è proprio il doppio legame che, diciamo tra virgolette, il carnefice, e neanche tanto tra virgolette, crea nei confronti di queste donne. È anche la dipendenza economica che una donna può avere nei confronti del compagno, del marito, perché di questo stiamo parlando, non le consente un'autonomia di scelta nella testa, una possibilità. Questo non è minimamente pensabile. Tante volte ci si sofferma e veramente di fronte a dei massacri veri ci si chiede: ma perché non denunci? E la risposta molto frequentemente è: ma dove vado? Come faccio? Come faccio a mantenermi? Come faccio a mantenere i miei figli? È chiaro? Perché? Perché magari il compagno, il marito, ha pensato bene di isolarle socialmente, altro fattore di rischio, ha pensato bene di non farle lavorare, perché tanto lavoro io, che bisogno c'è di che lavori anche tu? Questo crea una dipendenza economica. Ci sono delle caratteristiche comuni a queste storie, c'è un filo rosso che collega le vite di queste donne. Certo, volevo dire a proposito delle istituzioni, io sento molto questo ruolo, in particolare riferimento alle pari opportunità, e ovviamente come tutte noi ci infervoriamo anche abbastanza, diciamo, su questo, però ecco il messaggio che voglio dare: le istituzioni hanno ben compreso il meccanismo
il governo, la regione, i comuni hanno compreso chiaramente, tanto è vero che la maggior parte dei progetti e dei fondi attualmente destinati a sostegno di questa piaga, diciamo così, per cercare di risolverla, vanno nella direzione di sostenere sicuramente i CAV, e meno male che ci sono e che assistono e che accompagnano, assistenza legale, assistenza psicologica, perché poi parliamo di donne totalmente annientate psicologicamente che dobbiamo ricostruire. Ma adesso giustamente ci si rende conto proprio di questo. Occorre fornire seconda possibilità, un'autonomia. Ecco perché molti progetti vanno nella direzione di spingere verso la formazione e l'inserimento lavorativo di queste donne, affinché Ecco, questo possano è l'aspetto arrivare ad una... fondamentale. Intanto una donna Sì, deve essere nuovo. consapevole di quello che le sta accadendo, perché molto spesso questo non accade, si fa fatica anche a riconoscere quello che si subisce. Poi bisogna trovare la forza di denunciare e quindi usufruire di una rete che è abbastanza ampia, la denuncia, e quindi sì, ci si rivolge alla questura, ci si rivolge ai carabinieri, insomma, forze dell'ordine. Poi c'è il centro antiviolenza a sostegno, perché evidentemente anche dal punto di vista psicologico si creano situazioni molto particolari. Poi ci sono le istituzioni e questo dovrebbe agevolare il reinserimento o l'inserimento per la prima volta, perché di questo parliamo nella maggior parte dei casi, nel mondo del lavoro, che nobilita l'uomo ma nobilita anche le donne, soprattutto direi quando si parla, diciamo, di situazioni di questo tipo. E questo è il fine ultimo, il cerchio si chiude soltanto quando poi queste donne hanno la possibilità di vivere la propria vita. E questo è quello che l'assessore Caroli voleva dire in pratica. Ecco, abbiamo provato in qualche maniera a chiudere il cerchio in questo modo, assessore. Assolutamente sì. Si tratta di ridare anche, intanto di ricostruire un'autostima de devastata, ma anche di ridare la possibilità alle persone di credere in se stesse, di realizzarsi professionalmente, di guadagnare e quindi di poter prendere una decisione con un'altra, partendo da un'altra posizione, ecco, mettiamola così. Dopo ti La dico qualcosa psicologa in più, Anna magari successivamente. Francioso, allora, come funzionano i centri antiviolenza nel caso in cui dovessero esserci in ascolto delle donne che non hanno avuto il coraggio di denunciare, che non hanno avuto il coraggio di confidare il proprio disagio, la propria situazione, possono rivolgersi ad un centro antiviolenza perché comunque è garantito l'anonimato. Questo è bene sottolinearlo, quindi in una condizione di assoluta protezione. E poi cosa si fa? Come le accogliete? Che tipi di servizi offrite, dottoressa Francioso? Buonasera, innanzitutto grazie dell'invito. Io volevo dire che quest'anno innanzitutto c'è l'antiviolenza nel territoriale, abbiamo effettuato, è stato un anno molto intenso e denso perché abbiamo 8 donne in protezione per un ambito come quello di Fasano sono tante. Altrettante donne vengono seguite, siamo quasi intorno anche a 30 donne che seguiamo in un percorso di uscita dalla violenza. Ripeto, in un ambito come il nostro sono davvero, davvero tante. E questo perché significa che poi sotto questa cifra c'è tutto un sommerso di donne che non emergono. E quindi in giornate e in giorni come questi dedicati alla violenza contro le donne è importante sensibilizzare. Magari di Arriviamo al questo centro abbiamo. antiviolenza, come funziona? Il centro antiviolenza è un centro di ascolto, di accoglienza di donne, allora, che hanno subito ogni tipo di violenza per mano maschile. È un centro protetto, un centro dove si dà voce alla paura, ai sensi di colpa e alla vergogna delle donne. E sono Perché poi la molto vergogna. spesso, dottoressa, le donne si sentono colpevoli, credono di essere la causa della situazione che vivono. C'è dietro un lavoro psicologico notevole da parte di chi usa questa violenza nei confronti delle vittime, perché di questo parliamo. Sì, ma sì, le donne sicuramente in questo caso sono veramente le vere e proprie vittime. C'è il senso di colpa e il fatto di credere che
vivono la violenza è in realtà colpa loro, perché loro sono quelle sbagliate e quindi c'è sempre, ma questo è un retaggio culturale, c'è sempre l'idea che io devo cambiare per poter far funzionare il rapporto. E quindi c'è un lungo lavoro che si fa per restituire alle donne il fatto che non sono colpevoli della violenza, che spesso non sono loro sbagliate, ma vivono nel posto sbagliato. Quindi cerchiamo di accompagnarle in un percorso di consapevolezza, innanzitutto, di riconoscere la violenza che subiscono e soprattutto i tipi di violenza, perché sono tanti, non è solo quella fisica che è come dire, l'aspetto più visibile e finale della violenza, ma prima la Forse violenza ovviamente è quella nasce. più riconoscibile, però veramente abbiamo un ventaglio molto molto vasto di possibilità. Ecco perché non è così immediato poi intervenire e riconoscere quello che si sta subendo. Sì, le donne non riconoscono di essere spesso oggetto di manipolazione, riconoscono le minacce, la violenza, le umiliazioni, la violenza fisica, ma la manipolazione, non la riconoscono. Vediamo Perché il primo. chiaramente è tecnicamente, diciamo, logica. Sì. Vediamo il primo contributo che abbiamo lanciato nel corso dei telegiornali di questi giorni, durante i quali abbiamo approfondito il problema. Abbiamo intervistato il procuratore capo della Repubblica di Brindisi, il dottor Antonio De Donno. Sentiamo che cosa ha dichiarato. Beh, è una situazione, diciamo, che rispecchia un po' l'andamento nazionale. Vi è una ingravescenza del fenomeno. Diciamo che forse il fenomeno sta emergendo più che in passato e quindi abbiamo un numero di denunzie che è superiore a quello del passato e che ci fa, diciamo, riflettere su quanto possa essere diffuso il fenomeno, che non emerge del tutto per reticenze che sono tipiche, di una materia in cui la riservatezza spesso finisce con l'avere la prevalenza sulle esigenze di giustizia e di tutela. Dunque, neanche il coronavirus è riuscito in qualche modo a ridurre l'entità del fenomeno, anzi, mi Era sembra che anche peggiorata. durante i periodi di Forse era convivenza peggiorata. forzata non abbiano in qualche modo, in nessun modo aiutato a deflettere da questo purtroppo grave male sociale. Diciamo, una visione d'insieme consente di affermare che il numero dei reati di maltrattamenti in famiglia è molto elevato e si mantiene stabile nel tempo, mentre c'è una certa riduzione, non elevatissima, ma significativa, dei reati di stalking. I reati di stalking sono in qualche modo in flessione. Questo fa pensare che la normativa varata negli ultimi anni, la normativa d'emergenza che è stata varata in materia, abbia in qualche modo prodotto degli effetti. È anche vero che i periodi di lockdown hanno in qualche modo impedito la locomozione esterna e quindi la possibilità di porre in essere concretamente atti di stalking, atti persecutori. Però è anche vero che la riduzione del fenomeno è significativa e io ritengo che sia anche frutto dell'azione repressiva delle forze di polizia, della maggiore disponibilità delle persone offese a denunziare. Rimane elevata la litigiosità all'interno delle famiglie, che si tramuta spesso in episodi di violenza. Su questo non c'è nessuna sostanziale riduzione, quindi su questo occorre ancora lavorare molto. Se le È chiaro donne che è un oggi fenomeno. riescono a denunciare, lo fanno certamente non a cuor leggero, ma hanno capito l'importanza della denuncia di queste situazioni. È possibile che sia anche perché funziona meglio la rete territoriale, come ad esempio i centri antiviolenza, in collegamento con le forze dell'ordine e anche con i luoghi che dovrebbero poi tutelare, i soggetti che dovrebbero tutelare chi denuncia. Assolutamente sì, vi è una maggiore organizzazione sul territorio, una maggiore rete di protezione. Vi è anche una capacità maggiore degli enti preposti, diciamo, a pubblicizzare l'esistenza di un fenomeno protettivo, di un meccanismo protettivo. Quindi c'è maggiore disponibilità
delle vittime a rivolgersi alla rete antiviolenza. Rete antiviolenza che a Brindisi funziona bene perché è una rete collaudata, voluta dalla provincia di Brindisi già alcuni anni fa e che quindi, diciamo, ha ormai un'esperienza più che quinquennale. Si sono aggiunte anche iniziative recenti della Regione Puglia che sta anch'essa, diciamo, facendo un passo avanti molto forte, specialmente nel settore della tutela dei minori. E proprio negli ultimi giorni sono state varate alcune linee guida in ambito regionale proprio in questo senso. Dunque, un settore che è fortemente presidiato ormai, e questo mi consente di dire alle vittime di violenza, rivolgetevi con serenità, anche se con coraggio, alla magistratura, ma alle forze di polizia, a tutti gli enti preposti alla tutela anche fisica delle vittime, perché la rete funziona, la rete c'è, la rete funziona, è composta da professionisti esperti, è composta da persone che dedicano spesso la vita a questo settore, a questo fenomeno e che in qualche modo possono alleviare le sofferenze di persone che spesso non hanno il coraggio e la forza per uscire da situazioni di violenza di genere. Riuscire ad emergere dal fenomeno è importante perché è possibile, grazie agli strumenti che oggi vengono messi a disposizione, crearsi una nuova vita, uscire fuori da situazioni in cui a volte si finisce col perdere la speranza. Grazie. Propria vita. Come vogliamo commentare le parole del procuratore, dottoressa Sverdigliozzi? Allora, costruirsi la propria vita, noi proviamo nel nostro piccolo a, diciamo, a rendere queste donne libere. Anzitutto come? Cercando di far capire loro che non sono assolutamente colpevoli. Loro non sono gli autori di quegli atroci reati, loro sono le vittime. Perché le donne, quando vengono da noi e raccontano il loro vissuto, le loro vite fatte di soprusi, violenze, minacce, offese, poi alla fine fanno un passo indietro, magari dicono: no, Peccato però, mi magari dispiace. sì, è colpa mia, magari adesso che fine fa? No, ma non gli farete del male, non va in galera, non va in carcere. Questa è una cosa che mi fa caponare la pelle, no? Perché sono loro le vittime, non i carnefici. E poi c'è sempre la speranza che cambino, Sì. ma gli uomini non cambiano, diceva lei ieri in una dichiarazione, non solo lei, Mia Martini perché lo diceva. diciamo che potremmo ripescare la canzone di Mia Sì, Martini, così giusto per stemperare un po' i toni, perché esatto. veramente Possono essere il tema è pesanti. pesante. Abbiamo fatto una battuta, ma Sì, ci diciamo, sta, ci ci sta. stava in questo momento così, però insomma. Non ridiamo e c'è poco da ridere ovviamente su queste tematiche che sono veramente molto molto delicate. Chissà quante ne avete viste, chissà quante donne è riuscita ad ascoltare, no? Nella sua professione. Ma cosa la colpisce di più, a parte questo atteggiamento, no? Che è un po' la punta dell'iceberg, perché è quello che conosciamo. Ci saranno tanti aspetti invece che a noi non arrivano. Quali? Ci vuole raccontare qualcosa? Sì, questo è un dato comune a tutte, il fatto di arrivare da noi e di sentirsi colpevoli. Un altro aspetto, una donna quando arriva da noi lo fa perché ormai non ha più, è l'ultima isola, è come estrema ratio, Sì. non ha più porte da andare a bussare, le ha provate tutte. E lo fa generalmente perché si sente minacciata del male peggiore. Si sente minacciata, quindi di perdere la vita. Questo è un dato comune. Non vengono da noi subito quando ricevono delle pressioni, delle telefonate copiose, messaggi, centinaia di messaggi tutti i giorni. No, lo fanno quando e adesso non so più cosa fare, aiutatemi. Quando una donna viene da noi, generalmente è una donna privata della sua libertà e dignità personale. È una donna che si aggrappa all'operatore di polizia. Però da noi trova, e questo è un messaggio che voglio che sia chiaro da noi, ma come in tutti gli uffici delle forze dell'ordine, Certo. chiaramente noi abbiamo come squadra mobile, come questura e squadra mobile, abbiamo un ufficio che è specializzato in questo. Abbiamo degli operatori, donne e uomini, che si predispongono all'ascolto, perché il primo ascolto è importante anche alla luce del codice rosso, entrato in vigore nel 2019, che diciamo, pone all'attenzione dell'operatore diciamo, un onere molto gravoso, quello di rilevare
l'entità del rischio, cioè sapere e riconoscere il rischio che la donna corre, perché in primo luogo noi dobbiamo tutelare la sua vita, quindi a prescindere poi da qualunque provvedimento, qualunque altra azione si possa fare successivamente. Quindi da noi troveranno persone, operatori competenti e specializzati. Quando si parla di violenza sessuale, come diceva lei prima, una donna preferisce parlare con una donna, perché non è che possiamo parlare di violenza in generale, certo. Bisogna che la donna racconti con dovizia di particolare quello di cui purtroppo è vittima. Parliamo di racconti di ore. Non parliamo di un racconto di un'ora, due ore, possono durare anche... Ovviamente non possiamo fare nomi, neanche sono oggetto di interesse in questa situazione. Noi parliamo del problema, ma ci sono storie, c'è una storia che ad esempio l'ha colpita in maniera particolare? Se sì, perché? Ce ne sono tante. Non mi va nemmeno di parlare di una storia anziché di un'altra, perché come se andassi a fare una classifica di storie di serie A e di violenza di serie A e di serie B, perché poi io quando ho una donna di fronte io cerco anche di capire il vissuto della donna, perché certo. La violenza è una violenza che è percepita in maniera diversa anche in base alla vittima. Parliamo, ha detto lei prima, le condizioni economiche. Se una donna economicamente forte, è autonoma, indipendente, la percepisce in maniera diversa, perché anche se lascia quell'uomo sa dove andare, sa cosa fare. Quando una donna arriva invece e non ha le condizioni economiche per potercela fare, magari culturalmente, ha un'estrazione culturale, anche quella è importante, no? Puoi sapere se una donna ha alle spalle una famiglia di origine forte, che la aiuti, che l'ascolti, oppure che la possa anche colpevolizzare. Certo. Guardate bene che la famiglia a volte non è un aiuto, la famiglia d'origine, perché magari la famiglia dà colpa alla donna. È colpa tua se l'uomo fa così, è colpa tua se tuo marito ti picchia, perché tu hai fatto qualcosa. Che è quello che diceva anche la psicologa, esatto. La dottoressa Francioso, ma lo aveva sottolineato anche l'assessore Cinzia Caroli. Non me l'ha raccontata però una storia particolare. Beh, una storia particolare, proprio qui a Brindisi mi è successo. Questa ragazza, una ragazza come tante, all'apparenza almeno, poi tanto fragile, veramente è venuta da noi, come dicevo prima, perché ha avuto paura realmente che quelle minacce di morte potessero essere messe in atto. Minacce di morte sia verso la persona stessa e verso la famiglia di origine. Questa ragazza è venuta da noi dopo anni di sofferenze, di soprusi, di violenze, prima verbali e poi fisiche. Questa ragazza ha conosciuto quest'uomo, purtroppo adesso siamo in un'epoca tecnologica, quindi i social la fanno anche loro, hanno loro un grande peso. Ha conosciuto quest'uomo, apparentemente una persona del tutto normale, insospettabile, che si dichiarava fortemente innamorato di lei. E inizialmente lei era lusingata per questi atteggiamenti, ma parliamo di centinaia di telefonate e messaggi, centinaia. Questa persona, questa ragazza, non era più libera, nonostante non avesse ancora intrapreso una relazione sentimentale, di avere una vita propria, di uscire. E nel caso in cui magari usciva con la mamma a fare la spesa, doveva necessariamente fare continue foto ed inviarle, fare gli screenshot dei messaggi che riceveva. Era una cosa ossessiva, però lei inizialmente era lusingata perché diceva mi ama. No, donne, questo non è amore. Questo non è amore. L'amore non vuol dire limitare la libertà altrui. Questa è insicurezza da parte del carnefice. E la vittima poi, in questo caso, era una ragazza, aveva un lavoro, perché ha lasciato anche il lavoro per lui, aveva un lavoro, era perfettamente inserita nel contesto sociale, certo. Era una bella donna, cioè non le mancava nulla, però è rimasta intrappolata, quindi aveva tutti gli strumenti, diciamo, per poter capire che quella non era, che quello non era amore, non ce l'ha fatta. Anna Francioso, dottoressa, una storia a lieto fine, ce l'abbiamo? Una particolare, che magari anche di riscatto di qualche donna che ce l'ha fatta, che è riuscita ad andare fuori dal tunnel e che magari si è reinserita nel tessuto sociale, magari qualcuna riuscirà anche a ricostruirsi una vita, che è l'obiettivo che poi deve restare quello principe da raggiungere.
Sì, alcune storie, un po' tutte finiscono, no? Quando la donna decide di fare un percorso di uscita dalla violenza, senz'altro si riesce, perché alla fine quello che vogliamo tirare fuori è la forza, determinazione, il coraggio di lasciare andare. Solo quando si decide di lasciare andare si riesce a rifiutare di rinascere. Di donne che sono Allora, non si sente benissimo in questo momento l'audio della psicologa. Passiamo all'assessore Cinzia Caroli, in attesa che venga perfezionato invece l'audio della dottoressa Francioso. Assessore, una storia, anche a lei la stessa domanda che abbiamo fatto alla dottoressa Sverdigliozzi, una storia che l'ha colpita in maniera particolare, ce l'ha da raccontare? Sì, però mi permetta di recuperare una parola che lei ha citato, la prevenzione. Allora, Sì. molto spesso ci capita, mi capita perché poi in una scuola superiore, di fronteggiarmi con i ragazzi, con le ragazze. E anche in questi giorni ho provato, insomma, a interagire con loro. Vi devo dire che quando siamo entrati nel merito del parlare delle dinamiche relazionali distorte, di quello che io veramente impazzisco quando sento dire l'espressione amore malato. Cioè, qui tutto c'è tranne che l'amore. Anzi, mi sembra proprio odio, a onor del È vero. una Ma detto contraddizione questo, in termini, l'amore non è malato. certo, per definizione, ma mi capita, e questo lo voglio dire, ho provato a fare anche un po' di dinamica di gruppo con i ragazzi proprio in questi giorni e dalle ragazze vengono fuori una serie di argomentazioni quasi a giustificare il comportamento aggressivo di un uomo. Ma forse lo fa perché è nervoso in quel momento, ma fa perché magari la donna ha detto una parola di troppo. Oppure lo fa perché magari a sua volta ha avuto violenza in famiglia. Ragazze di 15-16 anni mi Ecco, rispondevano in questa cosa questi che sta termini. sottolineando l'assessore Caroli è veramente grave, perché forse siamo portati a pensare che queste dinamiche, che queste cose accadano a donne che magari, fra virgolette, hanno una certa età, quindi una certa cultura, hanno avuto una certa educazione. In realtà che discorsi di questo tipo lo facciano ragazze di 15-16 anni che frequentano la scuola superiore e che quindi studiano, è veramente, cioè, lascia pensare, assessore. Esatto, lascia pensare proprio a un retaggio anche culturale, forse, piuttosto che a una dinamica più o meno accettata socialmente, ecco. In alcuni casi, quando mi sono spinta oltre, no, analizzando, eccetera, qualcuno mi ha detto: vabbè, ma la colpa poi non è sempre degli uomini, che anche noi donne, cioè, mi spiego, parlo proprio di ragazze. Questa cosa mi ha lasciato molto perplesso, però questo è un dato. Cosa voglio dire? Voglio dire che con le ragazze, con i ragazzi ovviamente, bisogna lavorare tantissimo nelle scuole, non veramente, partendo anche dal lessico che loro usano, dai linguaggi, dallo slang che usano tra di loro, per esempio tra ragazzi e ragazze. Il lavoro che c'è da fare con loro è enorme, anche perché non dobbiamo dare veramente niente per scontato. Dimostrazione è il piccolo esempio, diciamo così, interattivo che vi ho portato qui e che volevo portare alla riflessione, perché evidentemente anche noi adulti che abbiamo la responsabilità della formazione di questi ragazzi, dobbiamo intervenire ovviamente sfruttando giornate, diciamo, come questa del 25, ma sempre, perché qui rischiamo di dare proprio per scontato alcuni concetti proprio di base, di rispetto di base, che manca evidentemente, no? E quindi addirittura mi si adducevano delle possibili giustificazioni o attenuanti. Quindi capite che questo è un Assessore, germe. ha parlato di contributi, in realtà ne abbiamo uno Sì. che è un video che è stato realizzato dalle rappresentanti istituzionali del comune di Fasano, tutte insieme, maggioranza e opposizione, sono delle donne che vogliono, consiglieri, assessori, che vogliono lanciare un messaggio. Vediamolo insieme perché è un contributo interessante, carino, che è stato realizzato per questa occasione. Minacciare, farle temere un male futuro per costringerla a fare qualcosa. Questa è violenza. Violentare, costringerla con violenza fisica o morale, ad atti o comportamenti,
contraria alla sua volontà. Questa è violenza. Umiliare, avvilirla, mortificarla indicando difetti o errori. Questa è violenza. Picchiare, colpirla, ferirla, percuoterla. Questa è violenza. La violenza contro le donne non è culturale, è criminale. La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci. Ti ha spinta, ti ha schiaffeggiata, ti ha presa a calci, ti ha dato morsi, ti ha tirato pugni, finché un giorno ti ha uccisa, che nessuno, e dico nessuno, osi chiamarlo raptus di follia. Scusa, non lo farò più. Non deve esistere. Denunciamo al primo schiaffo e non torniamo indietro. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi, che non si annoi mai di leggere le tue espressioni. 25 novembre 2020, unite per dire no alla violenza contro le donne. Chiama il numero verde, attivo in città, tutti i giorni, 24 ore su 24. Chiama l'800-688-791, perché d'amore si vive, non si muore. La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci, fra le frasi che sono state dette dalle donne protagoniste di questo video, molto bello, molto d'effetto, assessore, dicevamo prima dei progetti, no, che voi avete messo in campo, ce ne sono diversi, intanto quello che riguarda l'inserimento nel mondo del lavoro e che viene nel post denuncia, ne abbiamo parlato anche nei mesi scorsi, possiamo ritornarci, e poi c'è un'iniziativa che è approdata in Consiglio Comunale, l'intitolazione di una strada. È un gesto simbolico, certo, non ha salvato una vita, però è un messaggio che si vuole dare. Se inserito in un percorso, va bene anche quello, che è dedicata ad una donna vittima di violenza familiare. Prego, Assessora. Allora, parto con la prima domanda, cerco di stare nei tempi televisivi. Dunque, il progetto a cui ci si riferisce e che lei conosce, grazie per richiamarlo, è il progetto regionale sostenuto appunto dalla regione Discrimination Free. Fasano ha partecipato, a questo progetto, si è aggiudicata un buon finanziamento, abbiamo scelto proprio di agire sulla linea A, che era proprio quella relativa alle vittime di violenza, e questo progetto sostanzialmente consiste nel accompagnare le donne che sono già in carica al servizio, quindi che naturalmente hanno già avviato un percorso, accompagnarle in un percorso che è innanzitutto un percorso di formazione e di avviamento al lavoro, per cui c'è quindi poi una fase di inserimento lavorativo, di stage nelle strutture e quindi di avviamento al lavoro. Fasano ha una vocazione turistica. Scusa se la interrompo, Assessore, abbiamo già sottolineato in parte questo aspetto, molte volte non hanno strumenti per potersela ricostruire una vita, queste donne non hanno studiato, non hanno mai lavorato, per cui la formazione professionale a questo punto diventa fondamentale. Nel caso di Fasano diventeranno chef, diventeranno cuoche, insomma si impegneranno nella ristorazione. Avete scelto anche un luogo in cui verosimilmente loro andranno a gestire un ristorante. Ricordo bene, Assessore? Sì, innanzitutto, sì, esattamente, diciamo che chiaramente tutto va fatto leggendo anche molto bene il contesto. Fasano chiaramente ha una vocazione turistica, è un comune a vocazione turistica, quindi si è scelto di fare la casa dei turisti, quindi l'accoglienza alberghiera piuttosto che altro, quindi su quello si lavorerà, perché il territorio offre quello naturalmente, no? E chiaramente parlando di Fasano nello specifico. Peraltro è stato scelto, credo, un immobile che è stato confiscato alla mafia. Arrivavo proprio a questo,
è stato scelto un immobile per portare avanti la formazione che è un immobile confiscato alla malavita organizzata. Anche questo ha un fortissimo valore simbolico. Certo. L'immobile sequestrato alla mafia, diciamo anche con il loro nome, alla mafia, viene dunque restituito alla collettività in un progetto di reinserimento e di recupero, se vogliamo. Quindi è questo, poi dovrebbe essere questa la finalità delle confische degli immobili appunto alla criminalità organizzata. E questo è il caso, questo progetto di Discrimination Free. Poi per rispondere ancora, prego. Invece l'altra iniziativa, sì, quella che riguarda l'intitolazione di una strada, ecco. Ricordiamo il nome della vittima, cosa è accaduto, raccontiamo un po' la sua storia, se le fa piacere, assessore. Sì. Benissimo, parlavo di rete all'inizio del mio intervento. Ecco, a Fassano c'è un movimento associazionistico molto molto attivo, molto vivo, e quindi proprio dalle associazioni, in particolare dall'associazione Il Guerriero, Giovanni Custodio, e poi voglio salutare la mamma di Giovanni. Giovanni non è più con noi, ma la mamma sta male. Non riusciamo a sentirla bene però, assessore, non riusciamo a sentirla bene. Allora ritorniamo. Proviamo. Da Anna Francioso. Sì. Non ho dimenticato la domanda di prima, Anna, forse mi sente? Sì, io mi sento. Ok, perché io non la vedo benissimo, però le avevo chiesto, in attesa che si riesca a sentire meglio anche l'assessore Caroli, se c'è una storia, se ci sono storie che hanno avuto lieto fine, di quello ho capito la risposta, cioè è stata una risposta affermativa, ma se ce ne sono state alcune che l'hanno in qualche maniera colpita di più rispetto ad altre, e se sì per quale motivo, perché poi storie di donne che si frequentano anche ogni giorno, perché è un percorso in cui è necessario veramente tenerle per mano. Sì, infatti noi le psicologhe che lavoriamo nel centro di antiviolenza ci spogliamo della veste di tipica del nostro lavoro con le donne vittime di violenza, il coinvolgimento e l'essere dalla loro tirati completamente dalla loro parte è inevitabile, e quindi si attraversa un momento insieme a loro. E come dicevo prima, le donne quando hanno il coraggio di lasciare andare, acquisiscono forza, inizia la rinascita. E molte donne, come mi è capitato proprio il 24 novembre di incontrarne una dopo un po' di tempo, e vedere che era comunque operativi, ma stava bene, mi diceva, nonostante ancora tutto l'iter processuale debba finire, io sto bene, mi sento forte, ho ritrovato un lavoro, tutto mi sono curata. E quindi era vedere la felicità negli occhi delle donne, un'emozione incredibile, impagabile alla fine di un percorso. Gli occhi che tornano a sorridere, assessore, vediamo se riusciamo a concludere il suo intervento. Eccomi. Sì, non so se mi sentite, ecco, su questo volevo ringraziare, molto bene, su questo volevo ringraziare in particolare l'associazione Giovanni Custodero, Il Guerriero Sorridente, la mamma di Giovanni Custodero. Giovanni non è più con noi, la mamma porta avanti una lotta a sostegno di chi è in difficoltà. È stato un calciatore di Fasano che è morto prematuramente meno di un anno fa. Eccolo qui, Giovanni, insomma, abbiamo raccontato a suo tempo anche la sua storia dopo una lunga malattia, un male incurabile. Quindi è un'associazione che è stata dedicata proprio a lui, che è stato un guerriero nel territorio provinciale, ha portato un messaggio veramente importante, che era quello rivolto ai ragazzi, poi non arrendetevi mai, anche perché lo sport non è vita. Eccolo qui, lo vediamo, appassionato di calcio, era un calciatore, e quindi lo stadio era, diciamo, il suo habitat naturale. Prego, assessore. Benissimo, Giovanni incarna per tutti noi la forza, la lotta, e l'amore sconfinato per la vita. La sua mamma porta avanti questa lotta. Perché parlo di questo? Perché la mamma di Giovanni Custodero, che oggi è a capo, insomma, di questa associazione, ha fortemente voluto, in collaborazione col CAV di Fasano, l'intitolazione di una strada ad una ragazza che è stata uccisa a fucilate, perché lo devo dire, data la brutalità. Uccisa a fucilate nel 1991, aveva 25 anni, insieme a suo figlio
furono uccisi entrambi, la mamma e il bambino. Era un'amica di Elena, che saluto perché ci sta ascoltando, era un'amica di Elena, della mamma appunto di Giovanni, hanno studiato insieme, poi si sono diciamo allontanate per ritrovarsi. Mi raccontava, si chiamava Crescenza Vinci, e loro hanno fortemente voluto, appunto ripeto, insieme al CAV, l'intitolazione di una strada a Fasano. È vero, è simbolico, siamo d'accordo, però è occasione per ritornare e ritornare a parlare, insomma, di questi argomenti e ricordare anche la memoria, insomma, di questa donna. Mi raccontano di una donna estremamente bella, molto molto bella, certo non passava inosservata, e di quest'uomo che non aveva assolutamente... non gestiva più questo rapporto, aveva trovato un'altra signora, una sua amante, ma contemporaneamente voleva rimanere con sua moglie, questo creava molti conflitti, insomma, fino ad arrivare all'epilogo devastante, per cui questa è ancora una ferita aperta, insomma, in città. 25 anni, uccisa a fucilate da quest'uomo. Forse Anna ha qualche dettaglio in più, insomma, sulla storia, sulla cronaca di questo evento, però ecco, noi simbolicamente ieri nell'ambito del 25 novembre abbiamo deliberato all'unanimità, ovviamente, l'intitolazione appunto della strada. Ringrazio anche l'assessore alla toponomastica Luana Amati e il sindaco, sente molto questo tipo di problematiche, lo voglio dire, ed è molto importante perché è un uomo che comunque è un sindaco, un uomo che ha una grande sensibilità nei confronti del tema. Periodicamente mi chiama e mi chiede quali sono i dati, vuole sapere, perché non si capacita a volte delle impennate, dei casi che registriamo anche in città. E questo è un aspetto positivo, a prescindere, no, dalla colorazione politica, che un primo cittadino, che gli assessori siano attivi, il Consiglio Comunale sia attivo e sensibile su questi temi, è veramente fondamentale e imprescindibile. A proposito di iniziative, è evidente che ieri, oggi, tante se ne siano tenute nel territorio provinciale, tutti i comuni hanno organizzato qualcosa in occasione di questa giornata. Ci spostiamo nel comune di Ostuni, vediamo che cosa è stato organizzato nella Città Bianca nel servizio di Fabrizio Caglianiello. È stata intitolata Vola via dalla violenza, la manifestazione promossa dal Centro Antiviolenza Cittadino di Ostuni insieme Si può e dal Comune della Città Bianca, ideata grazie al contributo di ben 33 associazioni cittadine in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, che ricorre ogni anno il 25 novembre. L'iniziativa prevede la collocazione di una serie di suggestive installazioni artistiche nei luoghi principali della Città Bianca. Quest'anno, grazie al Centro Antiviolenza, alle iniziative dell'assessorato, c'è stato un coinvolgimento di tante associazioni ed è una serata che diventa corale per tutti, una giornata dove tutti hanno riflettuto su questo tema. Su questo tema della violenza sulle donne si parla da tempo e abbiamo superato diverse tappe. C'è molta più attenzione adesso a questo problema, c'è molta più consapevolezza e lo vediamo dalla partecipazione delle associazioni che hanno voluto rappresentare con delle esposizioni, con delle opere che hanno messo in giro per la città e anche qui in piazza i loro sentimenti, che sono i sentimenti di tutti. Non ci possono essere distinguo su questo tema, non ci possono essere punti di vista contraddittori. È un periodo, come tu dicevi, molto particolare. Quello che era un inno, rimaniamo a casa, per molte donne si è tradotto in una pericolosità nel vivere a contatto 24 ore su 24 e comunque con una presenza fissa con il proprio carnefice. Tanta pressione psicologica, pressione anche di ribellione economica da parte del coniuge o da parte del compagno. Tante pressioni che alla fine fanno sì che queste donne si sentano sole, emarginate. Questo pertanto è un grido di dolore che noi accogliamo. Un grido che noi vogliamo condividere con tutti per far sì che queste donne non si sentano sole. Noi ci siamo come comunità, ci siamo come amministrazione, ci siamo con i nostri servizi del centro antiviolenza, con il commissariato che adeguatamente e con spirito di abnegazione si è dedicato a questa problematica. Quindi c'è un continuo confronto tra l'amministrazione, tra i servizi sociali e anche la polizia di Stato. Anche noi istituti, rappresentanti degli istituti superiori di Ostuni, ci siamo sensibilizzati in merito a questo tema fondamentale, ovvero la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e abbiamo deciso di omaggiare il nostro vice sindaco Antonella Palmisano di questo mazzo di rose rosse, il colore simbolo di questa giornata, per dimostrare che anche noi ragazzi siamo vicini a questo tema.
accaduto ad Ostuni, e quindi ringraziamo anche l'assessore Antonella Palmisano, anche lei molto attiva su questo fronte, ci tiene in maniera particolare, il sindaco Guglielmo Cavallo. E adesso ci spostiamo nel comune di San Vito dei Normanni, vediamo che cosa è stato organizzato il servizio di Flavio Ceglia, che ha intervistato il sindaco Silvano Enrico. Ieri sera abbiamo vissuto un momento emozionante. È stata fatta in questa manifestazione, se così si può dire, ma era solo un momento di riflessione. Abbiamo scelto una piazzetta che abbiamo restituito alla città in pochissimo tempo. Era un luogo dove era stata demolita una casa e l'abbiamo solo tinteggiata a calce. Il bianco è sempre qualcosa che ti dà l'idea della luce, della pulizia. E quindi l'abbiamo ieri sera allestita come un piccolo palco dove si sono presentate, dove hanno offerto il loro contributo tre artiste, Alessandra Francavilla, Altea Chionna, Irene Cavallo, e attraverso tre performance di danza, di teatro e di canto abbiamo voluto far riflettere la città su quello che tu dici. San Vito è una città fortunata, una città che si sta aprendo alle donne, una città che nel Consiglio Comunale ha la presenza di 8 donne con me, e quindi credo che questo sia già un segnale di apprezzamento di tutta la comunità a quella che è il valore della donna. E noi tutti insieme ieri sera abbiamo preso un impegno, consigliere sia di opposizione che di maggioranza, e anche gli amici, gli uomini che fanno parte del Consiglio Comunale, abbiamo preso un impegno che è quello di stare sempre vicino alle donne che subiscono violenza. E io ho fatto un appello, perché sono sicura di questo, cioè noi dobbiamo impegnarci affinché queste donne siano liberate da tutte, non solo dalla violenza fisica, ma anche siano messe nelle condizioni di poter dire io conto quanto te. E per fare questo occorre che il primo impegno è il mio e poi degli altri, è quello di creare lavoro per queste donne, perché il lavoro è quello che libera veramente, perché il lavoro, se da una parte è il luogo dove ci può essere la discriminazione e l'ostacolo alle pari opportunità, dall'altra parte invece è l'elemento fondamentale per la costruzione di un nuovo progetto di vita per queste donne. Tutti i salmi finiscono in gloria, senza lavoro non è possibile ripartire. Vediamo che cosa è successo invece nel comune di San Michele Salentino, perché tanti hanno scelto, e soprattutto lo si fa negli ultimi anni in maniera pronunciata, l'arte per veicolare questo messaggio, al posto dei convegni forse tradizionali che si sceglievano qualche anno fa. Forse sono messaggi più immediati che arrivano dritti al cuore. A San Michele Salentino l'amministrazione comunale ha realizzato un video spot e la protagonista è una ballerina. Un video spot di sensibilizzazione contro la violenza di genere, iniziativa che porta la firma del comune di San Michele Salentino, assessorato alle pari opportunità. Il filmato, diretto da regista Michele Racioppi, protagonista Silvia Venerito, si articola in un continuum di immagini dove la donna e le violenze sono ben visibili sul suo corpo. Una donna che nonostante tutto, nonostante l'efferatezza delle violenze subite, continua a ballare per sorridere alla vita, per sentirsi libera, perché vuole essere felice. Frame forti che inducono gli spettatori ad una riflessione seria e attenta, spiega l'assessore alle pari opportunità Angela Martucci, perché non bisogna fermare la sensibilizzazione verso questa triste tematica. In base ai dati raccolti dal report sulla violenza di genere domestica, per il semestre gennaio-maggio 2020 elaborato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, in Italia l'incidenza degli atti persecutori contro le donne ha avuto un andamento costante pari al 76% nello scorso anno, mentre nel 2020 si è passati dal 76% di gennaio al 71% ad aprile e maggio, per poi risalire al 73% a giugno. Oscillante anche il 2020 la percentuale di donne vittime di maltrattamenti da parte di familiari e di conviventi. La violenza contro le donne continua ad assumere proporzioni inquietanti, ancor più in questi periodi di emergenza sanitaria, con un incremento della violenza all'interno della famiglia, conclude l'assessore Martucci. Ci auguriamo che questa iniziativa possa essere strumento di sensibilizzazione contro ogni violenza di genere. Denunciamo ogni tipo di abuso sulle donne al 1522. Denunciare è un nostro diritto, un nostro dovere.
Dire che anche il Covid ha fatto la sua parte, perché con il lockdown è diventato praticamente impossibile stare lontane dai carnefici per le donne che subiscono violenza, e anche questo è un dato da tenere in considerazione. In effetti sono stati potenziati anche i servizi sul territorio provinciale per cercare in qualche maniera di rispondere ad esigenze che via via sarebbero potute essere crescenti. Ultimo contributo che riguarda il Comune Capoluogo, un'iniziativa veramente interessante, un evento live in cima al monumento al Marinaio, una violinista, Chiara Conte, che ha fatto appunto questa performance. Alessandro, se riusciamo a vedere soltanto le immagini, non vediamo il servizio perché il tempo a disposizione sta per terminare. Eccola qui però, vestita di rosso, che è il colore simbolo ovviamente di questa giornata, con le sue note, e ai piedi del monumento invece i bambini e altre donne che hanno assistito a questa bellissima e singolare performance. Ritorniamo da Anna Francioso, che ci aveva messo a disposizione delle slide. Riusciamo, Anna, riesci a vederle, così le commentiamo insieme velocemente perché siamo addirittura d'arrivo? Vola via dalla violenza. Sì, Vola via dalla violenza è il tema che ho dato a tutte le associazioni, perché il messaggio voleva essere in questo momento dire alle donne o femmine che c'è sempre la possibilità di lasciare andare, di ritrovare la forza e di ripartire. E ogni associazione, sono tante quelle che hanno aderito, questa è del CSV, dei Lions, del Rotary, della Croce Rossa, questa della Luna nel Pozzo, ognuno attraverso un'immagine, una poesia, un brano ha dato, seguendo la propria identità associativa, un messaggio, una che mi sembra una che mi è piaciuta molto, che proprio è aderente al tema Vola via dalla violenza, è stata quella dell'associazione Globi Rossi, un'associazione di ciclisti, che dice: quella della bici è l'unica catena che ti rende libera. Mi è piaciuta molto. È una bella affermazione. Allora, mi pare di aver capito che poi queste, diciamo, queste frasi sono state messe appunto su dei pannelli che sono stati affissi in diversi luoghi della città. Allora, io volevo concludere questa trasmissione ad effetto. Ci riusciamo, vediamo così, con un auspicio, un augurio, un sogno nel cassetto da realizzare, ovviamente relativamente a questo tema che non è semplice. Ad esempio, all'assessore Cinzia Caroli, cosa piacerebbe fare, cosa vorrebbe realizzare sul suo territorio, magari anche con i colleghi del territorio provinciale? Perché attenzione, poi la rete non si fa soltanto la polizia, il comune di Fasano e il centro antiviolenza, no, sarebbe anche bello allargarla questa rete e riuscire a realizzare su temi così sensibili anche la collaborazione fra i vari comuni, a prescindere dal colore politico. Quella sarebbe veramente, almeno a mio parere, poi si può anche non essere d'accordo, una vittoria importante, perché si avrebbe un'ottimizzazione delle risorse umane ed economiche. Mi pare che ce ne vogliano tante, assessore. Certo, assolutamente sì. Devo dire che su questi temi in effetti si va veramente oltre il colore politico, questo lo devo dire molto chiaramente, lo abbiamo visto anche a Fasano, ma ovunque. Ecco, il mio sogno, se proprio devo spingermi in questa direzione, è sicuramente quello di riuscire a creare in città luoghi, condizioni a sostegno dei bambini di queste donne, perché appunto, quindi per esempio strutture che possano consentire anche alla donna di sentirsi tranquilla, di poter lavorare, di poter uscire lasciando il bambino in sicurezza, sostenuto da questo tipo di progetti. Ecco, io quindi penserei soprattutto a progetti per la prima infanzia, che possano ulteriormente garantire alle donne reali e concreti percorsi di pari opportunità, perché ancora non siamo arrivati a questo obiettivo di avere reali percorsi di pari opportunità. Quindi io incrementerei molto i servizi a sostegno della prima infanzia.
Grazie all'assessore Cinzia Caroli per aver dedicato il suo pomeriggio a noi ad affrontare questo tema che ci sta particolarmente a cuore. Anna Francioso, allora, come vogliamo concludere? Quello che mi interessa come centro antiviolenza e come psicologa è quello di insegnare alle donne a comprendere la violenza, a cogliere i segnali predittivi del suo aggravarsi e ad essere le prime custodi della loro incolumità e dignità. Grazie anche alla psicologa Anna Francioso, referente del CAV dell'ambito Ostuni Fasano e Cisternino. Dottoressa Rita Sverdigliozzi, allora. Alla luce... La donna è da referente ovviamente della questura di Brindisi, capo della squadra mobile. Collegandomi adesso agli ultimi contributi, non posso tacere su un altro aspetto che non è sicuramente secondario: i minori, i figli di queste donne. Noi parliamo di una violenza diretta ed è quella che subisce la donna in quanto tale. Certo. Ma i minori, seppure non sono vittima di violenza diretta, sono vittima di violenza assistita. Certo. E vi assicuro che crea gli stessi danni, se non maggiori, rispetto a quello che una donna porta. Dobbiamo stare attenti anche a questo, anche perché sa cosa succede? Un minore che assiste quotidianamente a queste violenze, in sé si instaura un concetto sbagliatissimo, che condurre da adulto una relazione familiare ci vuole la violenza. La violenza è il fattore comune per regolare una faccenda tra babbo e mamma ed è sbagliatissimo. Quindi violenza assistita. Grazie anche alla dottoressa Rita Sverdigliozzi, capo della squadra mobile di Brindisi. Vi auguro buon lavoro sul territorio, ce n'è davvero tanto bisogno. Il mio sogno invece, visto che ho chiesto all'assessore quale fosse il suo sogno, ho chiesto più o meno la stessa cosa anche ad Anna Francioso, domanda un po' più istituzionale alla dottoressa Sverdigliozzi, è di non fare più trasmissioni di questo tipo, perché se dovessimo riuscire a centrare questo obiettivo, ovviamente avremmo risolto un problema, un problema veramente serio, una piaga sociale, avremmo raggiunto la libertà per tutte le donne, anche quello a cui dobbiamo assolutamente ambire. Grazie ai nostri... L'assessore voleva dire qualcosa, ho sbagliato, assessore, ho detto qualcosa che non andava. Sì, la guardavo e la ammiravo per questa sua affermazione e volevo fare anche un appello alla responsabilità nei confronti dei ragazzi, perché abbiamo la responsabilità formativa. E soprattutto un appello alle mamme dei figli maschi, ad esempio. Mi raccomando, perché tutto parte da molto, molto presto nella fase evolutiva. Grazie, grazie a lei. Grazie alle mie graditissime ospiti, grazie anche a chi ha fornito il proprio contributo, perché non ha potuto partecipare personalmente o da remoto, diciamo, a questa trasmissione. Io ringrazio i nostri telespettatori, ai quali auguro una buona serata. Arrivederci.